Ci risiamo, anche quest'anno arriva l'estate e anche quest'anno arrivano gli albi bis della Bonelli. È una cosa buona? Non è una cosa buona? Mi piacciono? Non mi piacciono? Cosa ne penso? Cerchiamo di scoprirlo in questo video. Allora, buoni fumetti a tutti. Una nota di servizio si potrebbe dire. Siccome usciranno diversi albi bis, per la Bonelli, ho deciso di fare, dei video dedicati, nel senso un video per ogni albo che andrò ad acquistare. In questo caso parlerò dell'albo bis di Nathan Never, ma prima farò un piccolo preambolo generale su quello che penso degli albi bis Bonelli. Esistono già sul canale alcuni video in cui ho parlato di questo argomento, ma siccome la Bonelli ripropone gli albi bis, insomma, io mi sento quasi in dovere di riproporre un mio parere, una mia opinione su questa iniziativa. Non sarà chiaramente l'unico albo bis quello di Nathan Never, ci saranno anche, come viene mostrato in quarta di copertina, l'albo bis di Giulia che non comprerò perché non seguo questa collana, il bis di Dylan Dog che comprerò perché Dylan Dog lo compro fin dal numero 1, quindi mi corre l'obbligo di comprarlo. E poi spiegherò, approfondirò questo concetto. Sicuramente prenderò anche il bis di Zagor perché mi ispira la copertina. Quello di Tex quasi certamente. Dragonero non lo so. Vedete che questi albi bis, hanno praticamente la stessa struttura esteticamente degli albi mensili. Tant'è vero che io definirei questi albi bis il 13° albo mensile dell'anno. Sembra un controsenso, ma in realtà mi sembra la definizione più azzeccata, perché vedete che anche la costa di questi albi, se non fosse per questa scrittina bis in rosso, insomma, non si noterebbe una grande differenza, anzi non c'è assolutamente alcuna differenza con gli albi mensili. Questa similitudine, questa appartenenza dichiarata di questa pubblicazione alla collana dei mensili, anche perché si fa riferimento al numero 397 bis, il riferimento è ad un numero della collana mensile, non è albo magazine bis o albo speciale numero bis. Quindi si fa riferimento alla collana mensile, quindi questo riferimento esplicito rende per molti collezionisti praticamente obbligatorio l'acquisto. È chiaro che, ma questi sono concetti che penso di avere già espresso in altri video in cui parlavo appunto di questa iniziativa degli albi bis, è chiaro che soprattutto per chi ha la collezione di questi albi, quantomeno la collezione mensile di questi albi, diventi abbastanza scontato che andrà a comprare questo tipo di pubblicazione. Vi dico la verità, se queste storie, soprattutto quella di Dylan Dog, io parlo di Dylan Dog perché è la collezione mensile che io possiedo interamente, quindi è quella da un punto di vista collezionistico, diciamo così, la mia di riferimento, ma per ognuna di queste collane raffigurate qua, vedete più quella di ovviamente di Nathan Never, vale a mio parere lo stesso discorso. Se una persona ha la collezione, è chiaro che va a comprare questo albo perché poi inserendolo è chiaro che fa un tutt'uno con la collana mensile. Se queste storie, come stavo dicendo prima, fossero uscite su albi speciali, su magazine, almanacchi, comunque collane fuori serie intendo fuori dalla serie mensile, io credo che sarebbero meno acquistate queste testate, cioè venderebbero meno per molti motivi. Il primo è probabilmente perché costerebbero di più, il secondo è che sarebbero comunque scollegate dalla serie mensile che probabilmente è quella che più ancora attira un buon numero di lettori della Bonelli, quindi da un punto di vista strategico, da un punto di vista commerciale, la scelta di fare questi albi bis è una scelta, a mio parere, intelligente da un punto di vista appunto della Bonelli. Da un punto di vista di un lettore, soprattutto di un collezionista, mi permetto di essere un po' dubbioso, nel senso che
almeno per quanto mi riguarda, 12 albi all'anno di Dylan Dog, uno al mese, a me sono più che sufficienti. Però alla fine comprerò anche ovviamente l'albo bis per non lasciare sguarnita, diciamo così, la collezione. L'albo bis di Nathan Never l'ho preso perché in questo periodo sto seguendo, l'ho già detto sul canale, sto seguendo la serie mensile di Nathan Never, che ritengo di buon livello, sono uscite delle storie interessanti. Cosa propone l'albo bis del nostro agente Alfa, anzi direttore dell'agenzia Alfa, visto i recenti sviluppi della serie? Propone una storia in cui il soggetto e la sceneggiatura è di Michele Medda, vi dico ovviamente il chi ha fatto che cosa, i disegni Massimiliano Bergamo, la copertina Sergio Giardo, il lettering Alessandra Belletti. Ora, sulla copertina vi dirò che è una copertina che mi piace, ma non mi fa fare un salto di gioia. Mi piace soprattutto la colorazione, che mi dà un'idea un po', diciamo, più che desertica, in cui, diciamo, terre desertiche in cui si svolge buona parte di questa avventura. Mi dà un'idea quasi di trovarsi sul pianeta Marte, ma non è questa la location, diciamo così, di questo fumetto. Ma vedendo questa copertina, insomma, mi riecheggia un po' il pianeta rosso. Prima di scendere nel dettaglio della storia, volevo soffermarvi, perché poi anche, diciamo, anche qui è un discorso che si collega, diventa più generale, partendo dal particolare Nathan Never. Poi lo estenderò in breve, come sempre, non voglio fare video troppo lunghi, non sempre ci riesco, comunque, a quanto meno ci provo. E, dicevo, c'è un redazionale. Allora, la lettura di questo redazionale mi dà un ulteriore spunto di riflessione sugli albi bis, perché il redattore, cioè Luca Del Savio, o quantomeno l'autore di questo redazionale, a un certo punto dice testualmente: per accontentare i lettori della prima ora, stavolta abbiamo pensato di tornare in un luogo che non appariva su queste pagine da ormai tanto tempo. Quindi diciamo che gli albi bis possono essere concepiti, a mio parere, sotto due forme. La prima è quella di dare un approfondimento a tematiche già sviluppate, quindi fare chiaro riferimento alla serie mensile. Nell'ottica, in quale ottica questo? Nell'ottica di pensare che questi albi bis vengano comprati evidentemente in larga parte dai collezionisti, e qui ritorno al discorso che facevo prima, cioè sono albi che vanno a compulsare, no? A spingere in maniera ossessiva, o quasi, insomma, senso buono, i collezionisti ad acquistare questo albo, proprio per una questione di completezza, di completismo, come è di moda dire adesso. E quindi questa introduzione di Luca Del Savio, dove dice appunto: per accontentare i lettori della prima ora. Ora, i lettori della prima ora, consideriamo che Nathan Never è una pubblicazione che ha più di 30 anni, quindi i lettori della prima ora sono lettori, insomma, già della primissima ora, mi verrebbe da dire, cioè piuttosto datati. Quindi in questo caso l'albo bis viene considerato come qualcosa di integrato alla saga, appunto, mensile. Ma non sempre è così. Mi è parso di capire che l'albo, ad esempio, di Dylan Dog sia completamente scollato e scollegato dalla serie mensile. Quindi ci sono due tipi di approccio agli albi bis. In questo caso Nathan Never non avevo dubbi, perché diciamo che in Nathan Never la continuità, il fattore di quasi il collante, si potrebbe dire, che unisce tutti gli albi, è appunto sempre questa continuity molto serrata, ove più ove meno, però insomma è sempre piuttosto presente. Non così Dylan Dog, che da questo punto di vista potrebbe essere considerato quasi l'antitesi di Nathan Never, nel senso che in Dylan Dog, cioè, qualsiasi lettore può accaparrarsi un albo e cominciarlo a leggere anche da oggi, senza dover per forza
trovarsi dei riferimenti a vecchissimi albi. Quindi ci sono due impostazioni. Questo albo è stato impostato così, è un bene, un male, ma non lo so. Quelle che sono le mie perplessità sono, diciamo così, quelle che ho esposto all'inizio di questo video. Adesso vi esporrò delle perplessità più radicate, più localizzate all'interno di questo albo. Diciamo quelle generalizzate è, posso concludere questa parentesi sugli albi bis in generale, sostanzialmente chiedendomi: ma è veramente è necessario fare questo tipo di pubblicazione? È necessario mettere un mensile in più? Come dicevo prima, a me i 12 di Landong dell'anno bastano e non dico avanzano, ma sono la mia misura giusta. Averne uno in più, non mi fa la differenza. Non mi fa la differenza. Ah, tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Molti amici del canale mi hanno segnalato che il microfono soffia, non si sente, eccetera. Ringrazio tutti gli amici del canale che mi hanno fatto questa segnalazione. Cercherò di porre rimedio. Adesso devo solo trovare un po' il tempo per andare magari a cercare o un nuovo microfono o qualcosa per coprire, diciamo così, questo microfono in modo che sibili un pochino di meno, soffi un pochino di meno. Chiusa parentesi, ma era doveroso dare una risposta anche a chi molto gentilmente, insomma, mi ha fatto notare questa cosa e che amici che ringrazio appunto di vero cuore. E dicevo, chiusa parentesi, andiamo sull'albo. Allora, questa storia, dunque, intanto i disegni di Massimiliano Bergamo sono, allora, sono dei bei disegni, guardate. Di cosa si parla in questa storia? Si parla di questi animaloni, di questi, come dire, insettoni giganti che pullulano in una zona del mondo futuro di Nathan Never. E qualcuno, guardate che belle queste immagini, bravo Bergamo, a mio parere. È una linea non chiara, diciamo, io sono più per la linea chiara, la linea di Bergamo è una linea più scura, è un tratto più calcato, se vogliamo. Però, è un ottimo disegnatore, niente da dire. A volte, diciamo così, i primi piani o comunque i volti sono un po' legnosi, nel senso sembrano quasi intagliati, no? Nella pietra o nel legno, ma credo che sia un effetto voluto, quindi mi piace, mi piace. C'è un effetto giungla, alcune diverse facciate molto scure, dove Bergamo dà il massimo, credo, vedete, a un certo punto dell'albo è una sequenza di tavole piuttosto scure. Un gioco di chiaroscuro, a mio parere, fantastico. Il parco disegnatori della Bonelli, insomma, bisogna, a mio parere, bisogna lasciarlo stare, cioè, nel senso che sono quasi sempre, disegnatori di grande talento. Ma dicevo, la storia è una storia in cui, mentre vi faccio vedere alcune tavole, brevemente vi illustro un po' di trama, poco, in realtà, perché non voglio rovinare nessuna sorpresa chi leggerà questo albo. Questi bestioni che vi ho fatto vedere prima stanno morendo perché? Stanno morendo perché qualcuno li sta uccidendo. Perché li sta uccidendo? Il motivo, adesso io non vi svelerò nulla, ma il motivo per cui questi animali vengono uccisi, che si scopre alla fine dell'albo, a mio parere non riesco a trovare un non è adeguato al resto della trama, a mio parere. Cioè, si costruisce una trama ben organizzata con una sapiente alternanza di, vedete, pagine dialogate, forse anche troppo dialogate, però alternate a tavole, a sequenze più dinamiche. Tutto bene fino alla conclusione, diciamo così, dell'albo in cui viene data la spiegazione, viene svelato il perché di queste uccisioni. A mio parere, in questo finale crolla un po' tutto il palazzo.
pathos, diciamo così, che è stato generato dal resto dell'albo. Io non vi svelo altro, se vi capiterà di leggere l'albo, magari, o se l'avete già letto, ditemi la vostra. Mi sembra un finale veramente non adeguato al resto della trama. Il resto della trama, diciamo, tre quarti dell'albo sono piacevoli, sono ben dosati, ripeto, come ho detto prima, cioè sequenze più dinamiche alternate a sequenze un po' più statiche. Guardate che belli anche questi disegni con questi insettoni, non saprei come altro definirli, però il finale, a mio parere, è deludente. Questa è un po' la mia opinione su questo albo, che comunque rimane molto leggibile. Rimane, a mio parere, per il momento Nathan Never, una testata Bonelli che compro volentieri. Voglio seguirla, l'ho già detto sul canale, forse l'ho già detto anche in questo video, sono un po' ripetitivo, scusatemi. Voglio seguire perché voglio vedere un po' come si svilupperanno gli eventi, insomma, Nathan Never come direttore dell'agenzia Alfa. Nel prossimo numero addirittura ritorna un personaggio che non si vedeva da molto tempo, cioè Razer, quello che a suo tempo era stato, credo, il primo direttore storico dell'agenzia Alfa. Quindi, insomma, mi interessa vedere un po' tutti questi intrighi, eccetera. Questo comunque sia è un albo godibile, abbastanza ben leggibile, probabilmente non passerà, credo, alla storia delle pubblicazioni di Nathan Never, però è una storia onesta che si lascia leggere, ecco, diciamo così, che si lascia leggere. Rimane però comunque la mia perplessità sull'operazione Albi Bis, su cui mi piacerebbe sentire anche la vostra opinione. A mio parere, albi, tutto sommato, che potrebbero essere anche evitati, ma non, questo non va a decremento del prodotto albo, che sono comunque, almeno questo di Nathan Never, è un albo onesto, è un albo che si legge, che si lascia leggere, ma è proprio l'operazione in sé che, a mio parere, è un po'. Si allarga un po' troppo, diciamo così. Sto cercando di usare delle terminologie, insomma, eleganti, ecco, anche perché poi questi sono sempre video fatti bonariamente, insomma, anche se quello che devo dire lo dico senza tanti giri di parole. Però ecco, sono albi, a mio parere, evitabili da un punto di vista puramente collezionistico, ecco, cioè sono storie che almeno questa non aggiunge, non toglie nulla quello che si è letto fino ad oggi, secondo me, in molte storie di Nathan Never, cioè un albo bis che avrebbe potuto tranquillamente essere inserito come albo normale all'interno della cronologia classica, normale, naturale dei mensili. La chiudo qui, non voglio fare video troppo lunghi, spero di aver reso un po' l'idea di quello che è la mia opinione sugli albi bis. Ci tornerò, dedicherò un piccolo video un pochino più brevi, magari, perché poi questo preambolo che ho fatto anche sulla mia opinione in generale sugli albi bis magari verrà un po' tagliata nei prossimi video, però la mia intenzione è quella di fare un video per ogni albo bis che acquisterò, se vi piace questo tipo di progetto. Detto questo, e in attesa dei vostri commenti, non mi rimane altro che dire buoni fumetti a tutti e alla prossima!